Buongiorno a tutte, io sono Valentina del canale Soavi Creazioni Home e questo è il mio podcast. Non so in realtà da quanto tempo è che non registro, spero che non siano 2 mesi, non me lo ricordo sinceramente. E come state innanzitutto? Io sto bene. Sempre indaffarata come tutte noi e tutto a posto. Allora, un po' di vi do un po' di diciamo di nozioni base che sono dove mi trovate. Mi trovate qui appunto su YouTube come Soavi Creazioni Home, su Instagram come Soavi Creazioni e su Facebook come Soavi Creazioni di Valentina. Se vi piace questo podcast, mettetemi un like e magari condividete anche il video con le vostre amiche. È un canale dove, diciamo, per chi non mi conosce, per chi non conosce il canale, è un canale dove si parla principalmente di lavori artigianali, come lavoro a maglia, cucito, ricamo, uncinetto e ci si racconta un po', diciamo, tutte le nostre, i nostri pensieri, per fare questi lavori, ecco. Generalmente vi faccio vedere le cose finite, le cose che sono in progresso, diciamo, e poi oggi vi voglio parlare anche di qualche pensiero che ho per questa estate. Ok, detto ciò, penso che chi mi segue e ha visto gli altri podcast, riconoscerà sicuramente il cardigan che finalmente sono riuscita a finire. Allora, questo è un cardigan che io ho iniziato ad agosto perché la lana l'ho comprata in un mercato ad agosto e ci ho messo un bel po' perché non è che riesco a lavorare tanto durante il giorno, però insomma, diciamo che ancora sicuramente un paio di mesi, se non tre, lo riesco ad indossare. Sono molto, molto contenta di come è venuto, sono molto soddisfatta e adesso ve lo faccio vedere. Allora, vi faccio vedere prima questa parte. Ovviamente è un cardigan come adesso sono tornate di moda le maniche a martello, quindi quelle senza scalfo. Non so se si riesce a vedere. Vedete? E allora, intanto è un lavoro a pannelli perché io amo di più lavorare a pezzi. E non mi dà nessun problema cucire, anzi mi piace fare le rifiniture, quindi generalmente i miei capi sono così. Poi, allora, vi faccio vedere. Si riesce a vedere abbastanza bene, a parte la luce. Questa parte davanti è lavorata con questo motivo a trecce. Vedete? Questa è una treccia normale intervallata da una treccia fatta a grana di riso. Non è assolutamente difficile. L'unica cosa che ho detto anche negli altri podcast, forse è leggermente grande, però alla fine, ragazze, io vi posso dire che è molto comodo. Dietro ho preferito farlo liscio, semplicissimo. Poi ha il bordo a coste 1-1, lo stesso bordo è ripreso sul polsino, lo stesso bordo è ripreso qui e lo stesso è fatto per il collo. Allora, diciamo che
qui ho ripreso tutte le maglie, le maglie diciamo della chiusura e le maglie del collo sono state tutte riprese e poi lavorate. I bottoni ho preferito mettere un bottone tinta su tinta, mi piaceva di più perché se avessi messo un bottone un po' più particolare magari non avrei dato risalto al lavoro. Adesso mi rendo conto che forse è un po' troppo grande perché vedo che il lavoro va un po' lateralmente, forse si nasconde anche un po' qui. O avrei dovuto fare dei calcoli diversi, però alla fine io sono molto molto contenta. La mia paura era, come tutti i capi, ovviamente, una questione di vestibilità. Quindi, e invece questo mi trovo proprio bene. È caldo perché sono. Vediamo un po' se ho ancora qui la targhetta. Ho ancora proprio, addirittura mi è avanzato un gomitolo e un pochino di questo. Calcolate che erano 10 gomitoli da 50 grammi, quindi me ne è avanzato uno e un po'. È della Schekemeyer. E sono esattamente 55% di lana vergine e 45% di acrilico. Io l'ho lavato, è morbido, non mi sembra che si sia lasciato andare, però questo poi ve lo saprò dire in seguito. E adesso vedendomelo addosso mi piace anche come mi sta il colore perché avevo paura che magari non mi stesse bene il colore. Io l'ho preso in un momento di perché a me questi colori piacciono, ma non è che sto sempre lì a guardare se mi stanno bene o meno. Forse sbaglio, non lo so. E quindi questo è il mio lavoro finito. Io non mi ricordo se vi avevo fatto vedere il cappellino bianco finito. Non me lo ricordo. Lo prendo un momento, vi metto in pausa. Allora, ecco, l'ho preso. Questo è il cappellino bianco, questa invece è una pura lana vergine. Vedete? Qui purtroppo ho fatto uno sbaglio, sono sicura di averne parlato nell'altro podcast, ma non mi ricordo se lo avevo finito. Questa è stata una prova, proprio una prova, perché l'ho lavorato in tondo, io non sono molto brava, però non mi sembra malvagio. E vi faccio vedere, è leggerissimo e morbidissimo, vedete? E forse anche troppo morbido. Io vi dico che l'ho lavorato con il 2,5 il bordo e con il 3 la parte sopra, ma forse se avessi dovuto fare una maglia, non lo so, forse avrei dovuto lavorarla tutta col 2,5, non lo so. Comunque questo è un altro lavoretto finito che ormai non indosso più perché non fa così freddo da indossare il cappello, però devo dire che durante l'inverno, diciamo gennaio via primi di febbraio, quando ha fatto freddo, l'ho indossato volentieri. Poi avevo iniziato il maglioncino in mohair blu e sono a buon punto. Questo è andato un po' più speditamente, diciamo. Avevo paura che non mi bastassero i gomitoli, invece ancora non uso il quarto e sto facendo già le maniche. Eccolo qua. Allora, mi dispiace tantissimo, dalla telecamera sembra nero, ma in realtà è un bellissimo, non si vede proprio, un bellissimo blu notte, bellissimo. Guardate, veramente non rende, è proprio. Forse è così? No,
però è davvero bello il colore. E questo è sempre fatto a pannelli, il dietro, il davanti, sempre con la manichina un po' scesa, però questa volta ho deciso di dare un pochino di garbo qui sullo scalfo e di fare la spalla leggermente più corta. Poi ho fatto questo bello scollo a V che col senno di poi avrei lasciato così se non avessi lasciato le maglie in sospeso dietro, perché pensavo di rifinirlo con un I-cord, quindi riprendendo tutte le maglie e facendole, diciamo, qui tutto sul collo. Invece, siccome io facendo lo scollo ho fatto le mie belle maglie di vivagno e ho fatto la prima, non l'ho presa e l'ultima l'ho lavorata a rovescio, mi è venuta una bella rifinitura pulita, semplice. Tutte le calature le ho fatte dopo due maglie, quindi mi è venuto questa specie di bordino. E però adesso non lo so, qualche cosa mi inventerò. Non so se volendo lo potrei fare soltanto sulla parte dietro. Adesso vediamo. Intanto sono proprio contenta. Sotto ho fatto questo bordino qui. Ecco, forse lì sopra si vede il colore. Lo vedete? Sicuramente è meglio del nero che si vede. È proprio un bel blu notte. Praticamente ho lavorato 5 maglie a maglia rasata e un ferro sul dritto l'ho lavorato a rovescio per fare questo bordino così semplice semplice. E questo già l'ho cucito perché volevo vedere come mi stava e invece ancora non lo misuro. Quindi devo ancora vedere. Sto facendo la manica. Questa è la mia project bag natalizia. Dentro ci vanno un sacco di cose. C'è la tasca qui dove io ho le cuffiette. E queste sono tutte cucite da me. E questa invece è la manica. Vedete? Inizialmente avevo pensato, qui ho rifatto il bordino come sotto. Inizialmente avevo pensato di farne due insieme, poi però mi sono dimenticata, perché mi sono dimenticata sinceramente, e ne ho messa su una, ma non è un problema perché queste insomma corrono belle. Mi mancherà ancora qualche aumento, mi mancheranno, ma credo ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse altri 4 me ne mancano, vediamo un po', non lo so. E poi insomma anche questo sarà finito e pronto da indossare. Non so quanto tempo lo indosserò questo perché magari verrà il caldo all'improvviso e perché per esempio ieri ci ho lavorato ma soltanto la mattina in treno. Sta oggi ancora non lo prendo in mano, quindi questo da solo non cammina. E questi sono, questo è il mio lavoro. Voi sapete che io non porto mai avanti tanti lavori perché questa cosa mi mette un po' di ansia da prestazione. E poi sinceramente vorrei iniziare qualcos'altro per la primavera. Ho già in mente che cosa, però devo acquistare il filato e questa volta penso di prenderlo sotto consiglio di Oksana, di Chiacchierando Sferruzzando, di prenderlo dove prende lei i filati in rocca. E volevo prendere quello cotone e lana.
perché mi vorrei confezionare un cardigan che io posso mettere e portarmi sicuramente in zaino durante il viaggio quando vado al lavoro, perché sul treno metteranno l'aria condizionata. Allora, il cotone a me non piace molto la sensazione del cotone sulla pelle, e allora ho pensato che magari cotone e lana fosse meglio. Lo vorrei fare traforato. Voglio vedere qualche bel punto, e in modo che così, anche se c'è la lana, non è troppo caldo, insomma, troppo pesante, ecco. Intervallato però però non vi ho fatto vedere, perché sull'altro podcast l'ho fatto vedere, ma qui no. Allora, questo mohair praticamente l'ho trovato in offerta dal mio fornitore. Era una bustina da 4 gomitoli, così, a 3 euro. E questa marca, che io non conosco sinceramente, e sono 45 di mohair e 55 acrilico. Vedete? 50 grammi, 150 metri. Voi calcolate che sto facendo la manica e ne ho ancora un po', quindi mi avanzerà anche che magari ci posso fare un berretto, no? E questo è quanto riguarda il maglioncino blu. Però volevo un altro lavoro da fare, perché insomma, ogni tanto, no? Magari se mi annoio, che non mi succede però, perché voglio veder finito subito il lavoro, quindi poi non lavorando sempre, diciamo, tutto il giorno, difficile che mi stanco, perché quando lo vado a riprendere il giorno dopo, no? Però ho pensato che mi piaceva fare una coperta per il divano, una coperta per casa. Ho sfogliato, ho visto su Pinterest tante coperte, e anche se viene l'estate, io però la voglio fare di lana, perché voglio lavorare comunque la lana durante l'estate. E ho pensato che magari un maglione fa troppo caldo, però qualcosa all'uncinetto poteva essere un'idea. Quindi, un pomeriggio che sono andata a comprare della stoffa per dei lavori che devo fare su commissione dal mio fornitore, che non è il fornitore della lana, è il fornitore delle stoffe, ma che comunque a volte porta delle partite di lana. E questa volta ha portato tutte lane acriliche, e io in effetti la coperta la voglio fare con la lana acrilica, perché la voglio poter mettere in lavatrice. Deve essere un po' una coperta da battaglia, quelle belle coperte calde, no? Ma ha portato dei colori meravigliosi. Io adesso ne ho preso un gomitolo solo, per vedere la resa, di questa lana, quante piastrelle mi vengono, e poi con calma un giorno andrò, mi farò consigliare anche da lui, e vediamo un attimino una gradazione di colori che possa star bene con il panna, perché poi la copertina la vorrei unire e bordare tutta con il color panna. Quindi la lana è questa, è perfetto, sono 100% acrilico, e qui dice che si lavora con il 3-4, sia di uncinetto che di ferri. Sono 50 grammi, 133 metri.
stavo vedendo questa che è quella che ci ho fatto il maglione. Questa, per esempio, mi dice che sono 50 grammi 125 metri. E a me sembra anche più fina questa, boh, non lo so. Comunque, e il colore è questo che è simile, però è un po' più scuro. Ho fatto due mattonelle, questa e questa, perché le vorrei fare uguali. Fare diciamo questo disegno che è facilissimo, velocissimo, e però le vorrei fare a gradazione di colore. Vedete? Bella, vero? Quindi, che ne so, un colore più chiaro, insomma, un colore più scuro, poi mettere magari un colore a contrasto, comunque non più di o 3 o 5. Adesso vedo, forse più 5, vediamo un attimo, non lo so. Che poi non so perché una, ma sicuramente ho sbagliato qualcosa, qualche giro. Una mi è venuta un po' più grande e una un po' più piccola. Però mi ricordo che alla seconda che ho lavorato in treno ho sbagliato qualcosa. Ma diciamo che. E questo è lo schema. Quindi questo sarà, diciamo, il mio lavoro a maglia per questa estate, il mio lavoro a maglia con la lana per questa estate, perché poi, allora, sicuramente vorrò finire la maglia che ho iniziato l'anno scorso, che è il Top Raquel di Oxana. E quello lo devo finire assolutamente perché mi è rimasto davvero poco così almeno la indosso perché l'ho fatta in un filato di microfibra molto molto morbido, molto bello, luminoso. Devo finirla. E poi volevo iniziare questo cardigan, vediamo un attimino. Adesso dovrò fare l'ordine. E poi vorrei dedicarmi un po' al ricamo perché magari con le belle giornate c'è più luce, riesco a vedere un po' meglio. E quindi diciamo questi sono i pensieri che ho da qui a questa estate. Poi insomma vedrete voi anche work in progress quando farò il video. Un altro lavoro che voglio farvi vedere, però non è di maglia, ma è di cucito ed è un lavoro su commissione. Perché voi saprete che diciamo lavoro anche su commissione come che ne so, complementi di arredo per la casa, quindi set per la cucina, set per il bagno. In realtà confeziono anche abiti. Semplici ovviamente, sia da adulto che da bambini. E questa volta invece mi è stato commissionato un completino per la carrozzina che io ho fatto tutto in batista di cotone e poi lo dovrò ricamare. Allora, vi faccio vedere. La federina che ho iniziato a ricamare non tantissimo perché è ancora non è un po' stropicciata, questa andrà tutta stirata. Questa è a bustina, vedete? Poi il bianco purtroppo questa è la pattina dove ci va il cuscino e questo è il ricamo punto erba punto pieno, basta. Molto semplice, pizzo San Gallo, batista color cappuccino e tutto bianco. Questa è la federa che
Ricamerò credo tra sabato e domenica perché pomeriggio c'è poca luce e devo vederci bene per fare bene il lavoro. Questa è il lenzuolino sopra. Già disegnato. Allora, questo disegno, ragazze, l'ho fatto a mano, eh. Non l'ho fatto, non l'ho stampato perché non ne trovavo uno che mi piaceva e allora ho fatto di testa mia e l'ho disegnato io. Quindi proprio handmade. E poi questo è il sotto con gli angoli. C'è l'elastichino. Vedete? Oddio mio, non si vede niente. Mi dispiace. E da mettere sul materassino della carrozzina e questo qui è un lavoro che farò tra sabato e domenica perché generalmente i lavori su commissione li realizzo tra sabato e domenica perché ho bisogno di essere concentrata, di dedicarmi solo a quello e durante la settimana torno dal lavoro, poi vado a prendere Sofia, prepara la cena, poi lei va in palestra, io vado a correre e praticamente ho poco tempo, un'ora, un'ora e mezza e quando devi fare i lavori fatti bene è poco tempo, quindi no. Di idee ne ho tantissime, sto guardando a ritroso i vecchi video di Oksana chiacchierando, sferruzzando per avere tante idee perché a me piace il suo modo di lavorare, quindi mi faccio venire un po' di idee. Poi se potrò portarle avanti, questo non ve lo so dire. Però insomma, io penso di cioè già se uno fa un paio di capi l'anno, insomma. Qualche accessorio secondo me va più che bene, anche perché quanti, cioè se fai 5, 6, 7 capi durante l'anno, poi ma dove li metti? Io non ce l'ho mica un armadio grandissimo. Comunque, io spero che anche voi stiate tutte bene. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. So che il video non è lunghissimo, però questo era quello che volevo raccontarvi e spero di farne un altro un po' più a breve per farvi vedere magari il maglione blu finito e qualche altro colore di lana. Per ora io vi ringrazio, magari scrivetemi sotto nei commenti se anche voi avete qualche pensiero per quest'estate, se non lo so, quello che volete. Saluto tutte le mie amiche che fanno podcast, tutte, e vi abbraccio, vi saluto e vi auguro buon pomeriggio. Ciao ciao!